Ciao, volevo parlare di quello che rappresenta Giacca e Coltello in quello che è la tradizione marziale italiana. La giacca a prima vista può sembrare che veniva usata come scudo per non tagliarsi, come seconda arma, ma in quello che era la mentalità tradizionale marziale, soprattutto nel sud Italia, vediamo che la giacca veniva adoperata perché a una certa distanza non bastava più il coltello, c'era proprio la necessità di adoperare entrambe le braccia e la giacca a questo punto come supporto andava più che bene. Ora, ci sono scuole come Cielo e Meraviglia che diciamo che sul concetto di difesa personale la fanno anche da padrona, hanno dei concetti veramente profondi. Adesso vi mostrerò quello che sono alcuni esempi, proprio perché in base alla distanza la giacca veniva adoperata in maniera differente, ma sempre come supporto, perché ripeto, a una certa distanza c'era la necessità di lavorare con entrambe le braccia.